Roberto Camurri, buongiorno. Buongiorno. E grazie, bentornato qui nel posto delle parole dopo che ci siamo trovati col libro precedente intitolato A misura d'uomo, ambientato a Fabbrico, ma non solo quello. Roberto Camurri, nato nell'82, 11 giorni dopo, leggo nel risvolto di copertina, 11 giorni dopo la finale dei mondiali a Madrid, vive a Parma ma è di Fabbrico, un paese triste e magnifico di cui è innamorato forse perché è riuscito a scappare, è sposato con Francesca, hanno una figlia, lavora con i matti e crede che ci sia un motivo, ma non vuole sapere quale. Scrive da pochi anni, anche se ne avrebbe voluto scrivere, se avrebbe voluto scrivere da sempre. Nel 2018 il suo libro d'esordio A misura d'uomo ha vinto il premio Pope, il premio Procida, è stato tradotto in Olanda ed è in corso di traduzione in Spagna. E questo, Il nome della madre, è il secondo, il nuovo romanzo, Roberto Camurri. Cominciamo dalle immagini di copertina. Mi sono soffermato più e più volte, ma non ho saputo... Ma non ho saputo dirmi tanto, ho bisogno che la racconti Roberto Camurri. Sì, allora, a me l'immagine della copertina piace molto, soprattutto perché credo che sia in continuità con l'immagine che c'era nel libro precedente, no? E racconto un po', forse... è un viso d'uomo con gli occhi coperti da, credo, sembra alloro, e credo che sia un po' una metafora per quello che prova Pietro, che è poi uno dei protagonisti del libro, che è per molto del romanzo è come se fosse cieco, no? E si muovesse a tentoni, a stento, e seguendo soprattutto l'istinto, e senza capire che sarebbe molto facile invece riuscire a tirarsi via dagli occhi quello che gli impedisce di vedere, no? E quindi mi piace perché appunto rappresenta un po' sia quello che succede all'interno del libro e anche appunto come continuità. Tra l'altro poi sono andato a curiosare perché questa immagine è... dice parecchio che è un'immagine che sintetizza un solo momento, come forse l'immagine fotografica, l'immagine di Herbert List, questo straordinario fotografo che rappresentava la fotografia neorealistica, se non ricordo male, e quindi è anche famoso per la fotografia omoerotica, ma condurre Herbert List solamente su questo aspetto sarebbe fargli un torto. È stata veramente una straordinaria presenza nel mondo fotografico, e questo dice molto nella ricerca da parte delle case editrici, in questo caso NN Editore, che pubblica Il nome della madre, quanto sia importante, Roberto Camurri, la ricerca di un'immagine per la copertina. Sì, quello sì. Poi, come è successo anche nell'altro caso, che io volevo andare a mettere in copertina appunto un'immagine di Fabbrico, e per fortuna la casa editrice appunto fa questo lavoro di ricerca, e quindi è lei che poi mi propone le copertine, e fondamentalmente ci beccano sempre, perché tutte le volte che la vedo mi viene sempre una spanna di pelle d'oca, e allora dico è quella giusta, che fondamentalmente è il segnale che dico che va bene qualcosa. Quando mi viene la pelle d'oca, allora vuol dire che è molto giusta. Ma che bella immagine ci ha regalato Roberto Camurri, una spanna di pelle d'oca. Io finora mi accontentavo della pelle d'oca semplice, ma però una spanna, niente meno. Però è bella, è molto bella questa immagine. Roberto Camurri, autore del libro Il nome della madre, tra l'altro la casa editrice NN pubblica Kent Haruf. Chi non conosce Kent Haruf lo conosca, perché può ritrovare meglio la strada verso casa, per riprendere il titolo di un libro, Kent Haruf tradotto tutto quanto da Fabio Cremonesi. Ebbene, Roberto Camurri in questa serie di pubblicazioni, un titolo dopo l'altro, è bella perché nella pagina delle ultime uscite c'è Jenny O'Fill, Tempo variabile, Liz Moore, I cieli di Filadelfia, Roberto Camurri, Il nome della madre, Kent Haruf, La strada di casa. Ora, credo che sia una bella soddisfazione essere vicini a Kent Haruf, Roberto Camurri. Sì, è stata una bella risposta. Altro che una spalla di penne d'oca. Esatto, no, più che altro, come posso dire, io ho attraversato la pandemia lavorando,
e quindi ho avuto come sistema di difesa quello di diventare un po' un automa, no? Quindi andavo a lavorare e cercavo di non pensare alla paura, alle preoccupazioni, e poi tornavo a casa, mi chiudevo in casa e poi riprendevo a lavorare quando dovevo tornare a lavorare. E questa cosa mi aveva reso un po', fra virgolette, apatico alle emozioni, no? E quindi ero come un po' un robot. E quando la casa editrice mi ha detto: Roberto, guarda che usciamo il 28 maggio con il tuo libro, per me è stato un momento un po' scioccante, perché ho iniziato a intravedere un futuro, no? Cosa che non riuscivo a vedere perché ero chiuso un po' in me stesso. E oltre a essere scioccante, il fatto che abbiano scelto comunque di riaprire e di ripubblicare col mio libro mi ha reso molto orgoglioso, no? E poi dopo di me è arrivato appunto Aru, e poi a luglio arriverà la Jasmine Ward, e quindi essere, fra virgolette, una apripista per questi scrittori enormi mi rende molto 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 orgoglioso. C'è il libro portata di mano, Edoardo, sì. Roberto Camurri. Sì. Bene, a questo punto come comincia il suo romanzo? Leggerò l'incipit. No, ci tengo poi a sottolineare che non è tutto il futuro, perché l'incipit è il futuro, perché immagino che un libro tutto il futuro spaventi un po'. Perché spaventa? Dato il tempo che viviamo? No, esatto, no, poi secondo me una 176 pagine scritte al futuro non so se sono molto allettanti. Potrebbe essere un esperimento alla Giorgio Perecca a questo punto. Esatto. Si potrebbe tentare, magari per le prossime scritture, pensare a un libro futuro. Prego, esatto. L'incipit. Tornerà a casa per pranzo in un giorno di luglio. Farà caldo, l'orizzonte trasformato in una linea liquida sotto un cielo sfocato. Aprirà la porta e si ritroverà sua moglie davanti, bloccata nel corridoio come vittima di un incantesimo. Le mani che si stringeranno pallide, il sangue confluito tutto nel viso, gli occhi spalancati. Sarà scalza e sotto di lei, fra i suoi piedi, si allargherà una pozzanghera che bagnerà il pavimento. Lui resterà immobile per qualche attimo, il tempo congelato. Andrà tutto bene, dirà, e si stupirà di quanto calma suonerà la sua voce, di quanto si sentirà in preda al panico. Tutto passerà attraverso le loro mani, attraverso il sole e il calore che entrerà dalla porta rimasta aperta, attraverso quella casa, quel cortile, le loro vite fino a lì. Passeranno i loro ricordi, i pranzi e le cene senza parlarsi, il loro fare l'amore svogliato, i baci che non si saranno dati e quelli dati per paura. Il motore della R4 romperà davanti agli aironi che si alzeranno in volo, davanti a lei che respirerà e si aggrapperà con le mani alla maniglia, davanti a lui che continuerà a ridere e si ripeterà di smettere. In mezzo a quella strada deserta, a quella pianura immensa, a quei colori resi vivaci dal sole estivo che accecherà l'azzurro del cielo sopra le loro teste, sopra Fabbrico. Così comincia il romanzo Il nome della madre. Così abbiamo già cominciato a respirare quell'aria di casa, dove Ettore se ne sta da solo, ma non è propriamente solo, se ne sta col figlio piccolo e vivono a Fabbrico. Ancora una volta questo paese ritorna come fortemente protagonista. Ettore vive da solo con il piccolo Piero, perché la moglie, chissà perché, questa è una delle grandi domande, la moglie se n'è andata, e si vive d'assenza in questo romanzo, si vive d'assenza perché forse nell'assenza, che non è solamente quando qualcuno se ne va, come in questo caso la moglie se n'è andata, però l'assenza è una cosa molto forte, una cosa che ti attraversa, ti crea dolore, fino ad arrivare alla fine di questo romanzo di 174 pagine, senza rivelare ovviamente come finisce, però è un senso della sofferenza del vivere insieme, è un senso della sofferenza del vivere separati, perché c'è questo bambino nonostante tutto, questo bambino che bisogna affrontare. Pietro, quando apre gli occhi, è comunque una presenza, ed è una presenza che domanda ogni volta che ti guarda, anche quando non dice altro, e la sua presenza per certi aspetti è ingombrante, talmente sono forti le sue domande appena apre e ti guarda. Sì, io a un certo punto, guarda, volevo appunto scrivere, siccome in A misura d'uomo le figure femminili erano quelle che in qualche
qualche modo rimanevano e davano la possibilità ai protagonisti maschili di non arrivare mai ad avere davvero un confronto l'uno con l'altro, no? Ma in qualche modo facevano da filtro. E in questo caso sono partito con l'idea di fare il contrario, e quindi la figura femminile e considerarla come qualcuno che andasse via a un certo punto, no? E poi nel mio modo di scrivere, purtroppo o per fortuna, mi rendo conto che io capisco quello che ho scritto solo dopo averlo scritto, perché probabilmente se ci pensassi prima non avrei scritto questo libro, no? Perché comunque il pensiero che mia madre leggesse questo libro mi avrebbe fermato. E quindi alla fine mi sono reso conto che probabilmente l'unico modo che avevo di scrivere di una madre era quello di mandarla via, perché per me il concetto di madre è un qualcosa che poi emerge anche dal libro, no? Che è un qualcosa di soprannaturale essere madre per me, e non riesco a concepirlo fino in fondo, perché solo poi sono maschio e mi rapporto nella vita anche di tutti i giorni con un modello di padre che poi sono padre io a mia volta, no? E quindi poi volevo in qualche modo provare appunto a descrivere la vita romanzandola, perché comunque non è un libro realistico questo, nel senso che questa donna scompare e non c'è nessuna indagine, nessuno si chiede dove sia, nessuno la va a cercare. Però, come posso dire, ci sono un sacco di casi nella vita, e sono i casi che mi piace guardare, osservare, di persone che hanno comunque un carico di sofferenza sulle spalle e continuano lo stesso a muoversi nella quotidianità e continuano a svolgere la loro routine. E a volte può sembrare che questo peso non ci sia, ma loro se lo portano sempre dietro, no? Ad esempio i matti con i quali lavora. Esattamente. Quello è anche un po'... Ne parlavo con mio capo qualche settimana fa, perché ci chiedevamo appunto come mai scrivesse queste cose, poi come mai non mettessi mai del giudizio all'interno dei libri, no? E lui mi diceva, secondo me, è anche perché fai questo mestiere, no? E sai cosa vuol dire avere a che fare con la sofferenza tutti i giorni, è una sofferenza che ogni tanto viene in qualche modo dimenticata, mai con quale riesci a fare i conti e riesci comunque a gestirti la quotidianità. E invece da parte mia c'ho il dubbio che forse faccio questo mestiere perché io di mio ragiono così. E quindi è una discussione approfondita che ogni tanto facciamo. Mi interessa vedere la quotidianità spostata di qualche centimetro dal canone, tra virgolette, normale, no? E quindi mi interessa andare a raccontare quello piccolo sfasamento che c'è. E spero poi di esserci in qualche modo riuscito con questo libro. E che sfasamento c'è? Prendo questa parola, Roberto Camurri, che sfasamento c'è? Perché l'elemento del ricordo, del peso del ricordo di chi non c'è più, per esempio della madre, no? Ci sono solamente più le fotografie. Ecco, è qui lo sfasamento, no? La fotografia è un peso maggiore. La fotografia in questo romanzo è anch'essa parte integrante molto, molto, molto forte, no? della narrazione. E le fotografie, sì, no? Le guardiamo in maniera sbadata a volte, adesso le guardiamo sul telefono, una volta si guardavano forse più attentamente quando si stampavano, però la fotografia è qualcosa che ti sbatte la cosa in faccia, perché le fotografie la ritroviamo con quelle immagini di Pietro bambino, ma la fotografia la troviamo anche proprio nelle ultimissime righe di questo romanzo, e lì ha una valenza diversa. Sì, perché poi Pietro in tutto il libro alla fine si rende conto, crescendo, perché poi diventa, parte da bambino, poi diventa adolescente, poi diventa adulto e padre a sua volta, si rende conto che non è come se in tutto questo suo percorso lui si sentisse costretto a scegliere fra l'essere come suo padre, cioè un uomo
che comunque rimane, che si assume il senso di responsabilità e la responsabilità è quello che lo muove in continuazione. E oppure essere come sua madre, che è quella che invece proprio abbandona tutti e se ne va. E questa costrizione in qualche modo lo porta a fare, come dicevo all'inizio, delle scelte dettate probabilmente solamente dall'istinto. E quindi cosa succede? Succede che lui questa mancanza la sente fortissima, sente proprio quello sfasamento che dicevamo prima, no? Come se la vita stesse andando da un'altra parte e ci fosse un piccolo spazio in cui lui può infilarsi per andare a ricostruire l'immagine di questa donna che lo ferisce, che gli manca e con cui non riesce a essere arrabbiato. E allora, facendo poi tutti i suoi casini, riesce in qualche modo a ricostruire i ricordi delle persone che lo circondano e a farsi consegnare i segreti che queste persone custodiscono rispetto a questa donna, no? E la fotografia è fondamentale. E se all'inizio la fotografia, la prima volta che gliela consegnano, appunto dà la possibilità a Pietro di concretizzare forse il dolore che prova trasformando questa sua madre in un fantasma, alla fine un'altra fotografia fa fare pace e riesce a, fra virgolette, battezzare sua madre e darle un nome, e dandole un nome la rende viva, e da lì in qualche modo si rende conto di determinate cose, no? E quindi sì, credo sia molto giusto il fatto che la fotografia poi ritorni. In che modo questa storia, Il nome della madre, pubblicata da NN Editore, è una storia di liberazione, di liberarsi dai propri ricordi a volte, di liberarsi dalle proprie paure, dalle proprie impossibilità e imperfezioni, liberarsi anche da uno sbagliato rapporto padre-figlio, perché qui è anche un dialogo tra padre e figlio. Sì, allora io credo che secondo me non è fondamentale, anzi, rinnegare il passato, rinnegare chi siamo stati, rinnegare anche gli errori che sono stati commessi, sia in qualche modo non giusto, perché non mi viene da dire sbagliato, ma c'è una scena nel libro in cui a un certo punto Pietro, davanti a suo padre, fa un gesto che lo porterebbe poi a rinnegare sua madre, e suo padre lo ferma e gli dice no, non farlo, perché non c'è bisogno. Ed è questo il momento in cui loro due riescono finalmente a capirsi, perché secondo me Pietro alla fine la terza via che cerca è quella di recuperare la propria memoria e trasformarla in qualcosa di nuovo, un modo nuovo per essere padre, un modo nuovo per essere un essere umano all'interno di una famiglia, no? E, un linguaggio nuovo da poter usare, che è quello che poi cerca per tutto il libro, perché comunque è costretto da un padre che perpetua un sistema che gli viene consegnato dalle sue generazioni precedenti, no? E Ettore va in crisi quando lei lo distrugge abbandonandolo, no? Perché comunque alla fine ti sposi, fai dei figli, lavori e poi diventi nonno, no? E ricontinua tutto così. E lei glielo distrugge e quindi lui non sa più cosa fare. E invece Pietro questo modello qua non lo riconosce già dall'inizio e appunto cerca di trasformarlo in qualcosa che sia suo. Questo libro è per chi batte le mani per vedere le piume verdi di un fagiano che si alza in volo, per chi si lascia cullare da una canzone quasi d'amore, per chi non teme lo sguardo penetrante della strega di Fabbrico e per chi ha creduto di desiderare un futuro incerto, ma poi è rimasto a contemplare l'orizzonte di nuvola che segna il confine della sua pianura. E qui si potrebbe parlare molto anche della pianura padana, altro personaggio in questo romanzo, ma lo lasciamo ai nostri ascoltatori, prossimi lettori del romanzo Il nome della madre di Roberto Camurri. Prima di salutarci, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Quello che sto leggendo in questo momento? Sto leggendo Insegnami la tempesta di Emanuela Canepa. Insegnami la tempesta, e che cosa racconta? Sì. È un racconto anche lì di madri e figlie,
sono neanche a metà, e ce l'ho qua davanti. E, no, racconta appunto un rapporto difficile fra madri e figli, e situazioni appunto familiari un po' in linea con le mie tematiche di questo libro. Ma allora Roberto Camuri, se il libro di Emanuela Canepa, Insegnami Canepa, la tempesta, sì, pubblicato da Einaudi, è lì a portata di mano, non possiamo non fare la lettura dell'incipit di questo romanzo. Sì, per forza. D'accordo, allora arrivo. Per tutto il viaggio l'acqua non ha smesso di cadere un momento. Veniva giù a dirotto, un lenzuolo liquido che il vento faceva oscillare scaricando la sciabolata sull'auto. Emma raggiunge la sommità della collina e si infila in una piazzetta sterrata. Cerca con gli occhi un varco nel labirinto tra pozzanghere. Il cielo trema l'ultima volta, poi lentamente comincia a spiovere. La furia del temporale ha spogliato gli alberi, lei vuole sono ridotte a un pantano coperto di foglie, e il selciato è una costellazione di buche piene d'acqua su cui si riflettono le nubi spazzate via a larghe folate. Emma riparte e parcheggia sotto una pergola. È rimasto in piedi a malapena lo scheletro. Il tetto della macchina sfiora le code dei rampicanti strappati dal vento che oscillano ancora. Spegne il motore, ricomincia a farle male alla testa. Un segmento di luce pulsante connette fra loro le tempie. Non importa, si dice, non è grave. Non è un buon motivo per fermarsi. Non è un buon motivo per fermarsi. E quindi anche queste parole possono risuonare giuste per i protagonisti del romanzo Il nome della madre di Roberto Camurri, che ringraziamo davvero per il tempo che ci hai dedicato per questo romanzo pubblicato da NN Editore. Buona giornata. Grazie mille a tutti, ciao.